Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Anche oggi video abbastanza particolare, vi darò 5 consigli che avrei tanto voluto avere io prima di iniziare la mia sneaker collection. Direi che si spiegano un po' da soli, quindi non perdiamo tempo e cominciamo subito con il primo. Tanto per cominciare, secondo me è davvero necessario e utilissimo avere uno spazio dedicato alle nostre sneakers, che sia in camera vostra, in un'altra stanza dedicata, sarebbe ancora più figo, che sia un angoletto nel vostro salotto. Secondo me le sneakers meritano di essere esposte come si deve. Ci sono un'infinità di modi diversi, che possono essere le scatole di plastica, che possono essere delle semplici mensole, delle mensole un po' più strutturate, dei mobili un po' più particolari. Insomma, ci si può sbizzarrire con la creatività e creare un sacco di soluzioni diverse. Le mie, ad esempio, in questo momento sono suddivise tra le scatole di plastica e questa scaffalatura che ho trovato da IKEA per una 60ina di euro. Ci sono veramente un sacco di opzioni da IKEA, potete davvero sicuramente trovare quella perfetta per voi, come ad esempio quella classica che ormai si vede un po' dappertutto, molto più stretta e verticale. Vi lascio qui l'immagine così capite sicuramente di quale sto parlando. Quella è sicuramente un'ottima opzione, anche se onestamente la vedo un po' troppo spesso per i miei gusti. Insomma, è importante trovare un angolino per esporle al meglio, che poi sia esporre soltanto le vostre preferite o cercare di esporle tutte quante fa poca differenza, dipende un po' dallo spazio che avete e da come volete gestire la cosa. Chiaramente creare uno spazio di questo tipo per le scarpe implica anche che dovete tenerlo pulito, altrimenti le sneaker si riempiranno di polvere e cambieranno colore, si ingelliranno, si rovineranno molto più in fretta. Quindi mi raccomando, se lo fate, fatelo bene e cercate di tenerlo pulito. Secondo consiglio, tenete presente che stiamo parlando di scarpe limitate, di scarpe che hanno un certo valore, e uno degli aspetti più importanti e uno degli aspetti più particolari di queste scarpe è che il loro valore aumenta nel prezzo, almeno nella maggior parte dei casi. Questo significa che soprattutto nel momento in cui acquistate modelli a prezzo di retail, avrete poi anche la possibilità, eventualmente in un secondo momento, di rivenderli e come minimo riguadagnare la stessa cifra che ci avete speso, se non nella maggior parte dei casi guadagnarci anche di più, anche se sono usate. Quindi chiaramente, se utilizzate le vostre sneakers con cura, potete poi un giorno, quando vi stancate, quando non vi piacciono più, quando sentite la necessità di cambiare, magari il vostro stile cambia, preferite indossare modelli di un altro tipo, potete tranquillamente prendere le vostre scarpe, rivenderle comunque andando a guadagnarci soldi e reinvestire quei soldi in altre scarpe, altri capi, qualcosa che vi si addice di più. Chiarissimo esempio potrebbero essere queste, le Jordan 1 Lost and Found. Prezzo di retail era di 180 euro, se siete riusciti a prenderle al prezzo di retail potete tranquillamente, anche usate, venderle al di sopra del prezzo di retail. Secondo me una scarpa usata di questo tipo già oggi almeno 250-300 euro si rivende, quindi vi assicuro che conviene tenerle bene e conviene tenere a mente il valore delle scarpe che state indossando. Sono d'accordo con l'indossare il più spesso possibile perché sono scarpe e vanno indossate, ma comunque con cura, senza necessariamente dover andare a distruggerle, perché hanno un certo valore e magari tra 2 o 3 anni, se le avete distrutte, non vi piace più indossarle, vi pentirete di averle distrutte, ve l'assicuro. E da qui si passa al prossimo consiglio: prendetevi cura delle vostre sneakers, prendetevi cura nel modo giusto. I principali consigli che vi posso dare riguardo a questo aspetto: innanzitutto, una volta tolta la scarpa, una volta che avete finito di indossarla, è reinserite qualsiasi cosa sia per mantenere la forma della vostra scarpa. Questo aiuterà veramente tanto a evitare le crease, a evitare le pieghe sul toe box. Poi se volete fare un upgrade potete prendere direttamente i tendiscarpe, ma come minimo vi consiglio di non buttarli, questi qui appena comprate le scarpe nuove, ma di tenerli all'interno per appunto mantenere la forma. Un altro consiglio che vi posso dare è: assolutamente non fate questa cosa, non indossate le scarpe, soprattutto i modelli alti, senza slacciarli prima, lasciandoli allacciati e inserendo la scarpa, infilando il piede, forzandolo, rovinando completamente la shape. Questa è una cosa che a lungo andare, vi assicuro, giorno dopo giorno rovinerà la scarpa veramente veramente tanto. Quello che invece dovreste fare è slacciare la scarpa, nel caso delle Jordan 1 High almeno rimuovere i lacci dal primo buco e allargarli sul secondo, e poi aiutarvi con un calzascarpe. Vi assicuro che vedrete veramente tanto la differenza. Un'altra cosa che posso dirvi è: magari evitate di indossare scarpe che sapete formano molte crease per guidare, perché chiaramente guidando
le crisi si formano, che è una meraviglia. Io in questo momento mi sento veramente quello che predica bene e razzola male, perché è una cosa che faccio un po' troppo spesso. Infine, un altro ottimo metodo molto semplice per prendervi cura delle vostre scarpe è pulirle almeno un minimo ogni volta che le usate, perché vi assicuro che ogni volta che le usate almeno la midsole ritornerà a casa con qualche macchiolina. Quello che posso consigliarvi è di andare a utilizzare delle wet wipes, che possono essere quelle di crepe, che possono essere quelle che vi pare. Io utilizzo molto semplicemente queste qui per la pelle dei bambini, che sono molto delicate e sono ottime per andare a rimuovere le macchie meno ostinate, ovvero quelle appena formate. È molto semplice andare a pulire la midsole in questo modo. Assolutamente evitate quelle con l'alcol, perché se andate a passarli sopra la tovaglia magari rischiate di andare a rimuovere il colore. Quindi mi raccomando, senza alcol, super super consigliate. Quarto consiglio: se siete soliti acquistare sneakers al prezzo di retail, se siete fortunati o comunque ci mettete parecchio impegno a cercare di prendere le sneakers a retail per poi rivenderle e acquistare quello che volete, è cercate di prendere e tenere personal quello che veramente volete piuttosto che quello che riuscite a prendere. Questa è una cosa che mi colpisce molto a livello personale, perché io sono stato per tanto tempo uno che, ma sì, questa l'ho presa a retail, la tengo lo stesso perché tanto l'ho pagata soltanto a retail e la indosso, trovandomi poi qualche settimana o qualche mese dopo a non essere completamente soddisfatto perché le ho tenute non perché veramente volevo quella scarpa, ma solo perché sono riuscito a prenderla. Cercate di non cadere in questo tranello, perché rischiate poi di ritrovarvi a casa con sneakers che comunque va bene, riuscite magari a rivendere, a rientrare della spesa, ma che magari se non aveste indossato inutilmente avreste potuto rivendere a di più e reinvestire quei soldi in scarpe che effettivamente volevate. Quindi meglio entrare nella mentalità dell'avere meno pezzi ma un po' più ricercati e di cui siete veramente interessati ad avere, piuttosto che avere un sacco di paia che siete riusciti a prendere a retail e tenerle soltanto perché ce l'avete fatta e perché siete riusciti a pagarle il meno possibile. Anche qui di nuovo predico bene e razzolo male, perché questo è un errore che ho fatto un sacco di volte, quindi vi parlo per esperienza. Infine, ultimo consiglio, abbastanza legato anche a quello precedente, è indossate quello che vi piace. Non dovete necessariamente seguire il trend del momento, non dovete per forza passare da un trend all'altro con le sneaker solo per essere più alla moda possibile. Esempio, adesso che la Jordan 1 High non è più in trend, basta, non le indosso più, non ne voglio più sapere perché ce ne sono troppe in giro. Ragazzi, se vi piacciono le Jordan 1 High, indossate le Jordan 1 High. Se piacciono a voi, indossatele e basta. Non è necessario saltare da un trend all'altro. Poi, se vi piacciono le scarpe che stanno uscendo, se un trend vi fa capire che una scarpa vi piace, ci sta assolutamente, fatelo, prendetelo. Ma cercate comunque di rimanere all'interno dei vostri gusti, di rimanere all'interno della vostra comfort zone e non fare soltanto quelli che devono seguire il trend, quindi devo avere per forza questa sneakers perché ce l'hanno tutti e perché è la sneakers del momento. Perché poi vi assicuro che una volta che il trend passa, vi ritroverete con delle scarpe che non vi interessa più avere, che non indossate più abbastanza e che molto probabilmente non sono valse la spesa che avete fatto. Bene ragazzi, per questo veloce video di consigli è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile, se è così lasciate anche un bel like, scrivetemi anche se avete qualche altro consiglio da lasciare anche alle altre persone che guarderanno questo video e leggeranno i commenti. Se questo video vi è piaciuto, io come al solito vi invito a lasciare un bel like e noi ci vediamo alla prossima.